Cidom, c'è Juskite che è molto interessante, c'è Milazzo che è l'anima pensante di Coach Leonardo in campo, e quindi ci sono tante giocatrici che possono mettere in difficoltà la Dinamo. È iniziata la partita arbitrata dai signori Salustri, Pazzaglia e Picchi. Subito un tiro da tre punti per Maya Ollenshed, reduce come dicevi dalla qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Facciamo il punto sui quintetti, ci sono per Ragusa Thomas, quindi Juskite riceve sotto Cidom contro Kaczmarczyk, non riesce a realizzare, ci mancano da elencare con il numero 15 Miccoli, l'ex Lucca per Ragusa. Lei tra l'altro giocatrice di un'intelligenza, di una esperienza assoluta, lei giocava a Lucca, mi ricorda un po' come modo di giocare Trucco, sono quelle giocatrici che possono tirare da fuori, che difendono, che sanno fare sempre la cosa giusta, molto importanti quando hai tante straniere. Ci mancava l'elenco Pastrello, che ora riesce a realizzare con questo semigancio, primo canestro della partita anche per Ragusa. Risponde la Dinamo con Carangelo, Ollenshed, Kaczmarczyk, Jones e Ivana Razza. In questo momento in possesso del pallone, ribalta il lato Carangelo, mette in ritmo Kaczmarczyk, frontale, anche questa segno, la seconda consecutiva praticamente dalla stessa mattonella per il banco di Sardegna. Però bravissima Razza ad attaccare il close out con l'extra pass, poi successivamente Deborah Carangelo per Kaczmarczyk a creare un buonissimo tiro. Occhio ai rimbalzi offensivi, perché sono una di quelle voci in cui evitano il contropiede della Dinamo e danno seconde possibilità a Ragusa, che comunque è squadra molto fisica. Abbiamo visto il rimbalzo di Pastrello, ex San Martino, una delle giocatrici più interessanti a livello di under, insomma di giovani. Juskite in penetrazione, fermata fallosamente qui dalla difesa. Arriva anche il primo fallo della partita, 8 minuti e 41 secondi da giocare nel primo quarto, 18esima giornata della Serie 1. Techfind va in lunetta, Juskite, il primo fallo nella partita di Deborah Carangelo. Juskite, che è una delle migliori tiratrici da tre punti della Serie 1 Techfind, la settima per l'esattezza, ben oltre il 40%, sbaglia però il primo tiro libero. Giocatrice arrivata a gennaio 2023, dopo sì, tra l'altro in patria. Si era fatta, avevano pescato bene durante la pausa Ragusa, ma si era fatta subito male ed era stata costretta a saltare buona parte del campionato. Occhio alle difese di Lardo, che è famoso per mischiare un po' le carte dal punto di vista difensivo con la zone press a tutto campo. Carangelo sbaglia il tiro da tre punti, Lino Lardo famoso anche qui a Sassari per via dei suoi trascorsi da giocatore in questo palazzetto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Un discreto playmaker. Assolutamente. E parlando di playmaker, troppo importante che Deborah Carangelo torni ad essere la giocatrice che era nella passata stagione, l'ha fatto vedere a tratti, ha fatto una gran coppa, però in campionato anche per la stanchezza ha un po' sofferto nelle ultime giornate. A Roma aveva anche lei dato modo di avere una prestazione veramente eccellente. Il tuffo qui e il pallone tenuto vivo da Carangelo, che già nella metà campo offensiva spara nelle mani di Razza, in realtà il pallone si perde poi fuori, un po' di imprecisione qui nel servizio di Deborah Carangelo, parlavamo proprio di lei in precedenza. Può ripartire Ragusa allora con il possesso gestito da Thomas, 6-3 la situazione di punteggio in favore della formazione che difende. Miccoli per l'uno contro uno giocato da Juskite, difende bene Razza, allora si torna fuori per questa sorta di alto basso sull'asse Cidom Thomas, che però non si completa. Carangelo, Razza prova a spaziarsi all'interno dell'area, Kaczmarczyk attacca il close out, sbaglia, tap out a rimbalzo da parte di Juskite, la rimessa sarà in favore della Dinamo. Quanto è importante Kaczmarczyk difensivamente per tenere Cidom e poi per permettere Ollenshed di giocare da 4. È vero che da 5 si può aprire e tirare da 3 punti, far valere quel pick and pop che l'ha resa molto pericolosa dal punto di vista offensivo, però poi c'è anche la parte difensiva. Qui rolla Kaczmarczyk, ma non c'è bisogno di lei perché Razza va fino in fondo con il layup, mano sinistra per il più 5 Dinamo Banco di Sardegna, 8-3. Dall'altra parte Juskite lascia di lo scarico comodissimo per Cidom, che appoggia al vetro con grande facilità. Una delle cose che Restivo ha detto anche in conferenza stampa prima della partita, la transizione difensiva. Razza ha segnato, era in ritardo, non c'è stata comunicazione, penetrazione, Kaczmarczyk che è dovuta andare ad aiutare, facili due per Cidom.
Hollinshed se la sente ancora da tre punti, la mette anche in questo caso, e se inizia così la partita è una buona notizia per il banco. Sì, una buona notizia, perché lei è troppo importante per aprire le difese con il suo tiro, l'abbiamo detto, da numero 5 ancora di più, perché ci sono lunghi avversari che non la possono inseguire. Se però da numero 4 le concedi col tiro con la mano bassa, lei in ritmo può anche farti molto male. Ottimo inizio di partita anche in termini di percentuali per il Banco di Sardegna, 11-5, c'è il primo time out della partita. Restivo ha dovuto fare una settimana praticamente senza quasi potersi allenare, perché le due ragazze erano in Hollinshed e Razza, erano le qualificazioni olimpiche, e quindi hanno staccato molto, non è facile riattaccare, però hanno probabilmente quella rabbia derivante anche dalla situazione che si è venuta poi a creare post Roma. Qui sbaglia Kaczmarczyk, Juskaite sotto per Cidom, che però litiga col pallone, rimbalza sul ginocchio praticamente. Anche qui la transizione difensiva del banco magari non era stata rapidissima, ma Ragusa non ne ha approfittato, e allora non paga dazio, il banco resta avanti sull'11-5. Stavolta è Jones a portare il pallone in attacco, subito verso sinistra, non la segue nessuno, tira fuori comunque una rimessa dal fondo, mancanza di reattività qui anche per la difesa della formazione siciliana. Carangelo sulla rimessa, 15 secondi per il tiro, il pallone per l'ex Reyer Venezia. Hollinshed subito con grande fiducia al tiro da tre punti in questa partita, vuole sfidare nell'uno contro uno Miccoli, che allunga troppo le braccia, secondo l'interpretazione arbitrale c'è il fallo. Allora non sono d'accordo, però secondo me è molto onesta la difesa di Miccoli, e così devi difendere su Hollinshed. Piuttosto le concedo la penetrazione, faccio mettere la palla per terra, la faccio penetrare, ma non le lascio il tiro facile con le mani basse. Miccoli deve difendere così. Carangelo presa in consegna da Thomas, si apre ancora Hollinshed, poi Jones sul perimetro, deve trovare soluzioni, prende il blocco di Hollinshed, conclusione dall'arco, fate anche 4 su 5 dai 6 a 75. Nel secondo caso il pick and pop devi stare attento, perché se non cambi o se non parli velocemente Hollinshed si può aprire, è andata avanti. Altra giocatrice che è importantissimo da mettere in ritmo è Ashley Jones, che può essere una grande carta per Restivo. Prima conclusione da tre punti nella partita anche per Ragusa, non ha successo con Thomas. Jones dall'altra parte scivola, prova a tenere vivo il pallone che però è intercettato da Miccoli, transizione condotta da Pastrello, arriva il rimorchio di Cidom, ricezione profonda per lei, arriva da dietro la stoppatona di Maya Hollinshed che le chiude lo spazio aereo. Dall'altra parte la portoricana, si apre Razza, altro tiro da tre punti, stavolta non arriva il canestro, lascia scorrere Miccoli, ma Dinamo comunque in controllo sul più 9. Ma è contento di questo tipo di tiri Antonello, perché poi c'è stata Restivo, perché poi c'è stata il recupero di Hollinshed. Anche se la Dinamo poteva spendere due falli, non deve concedere canestri facili. Se Carangelo ha un tiro e zero punti e fa giocare la squadra, se è più 9 con 14 punti nei primi 5 minuti, insomma non è male. Thomas, finta di blocco di Cidom che poi si fa vedere dentro, l'iniziativa di Miccoli, a quel punto non c'è più il tempo per il passaggio, allora capisce tutta la difesa, Carangelo a leggere la transizione, hesitation, va fino in fondo, canestro con fallo, che giocata di Deborah Carangelo, che sembrava, come dicevi, voler mettere in ritmo le compagne, però se serve sa molto bene cosa fare. Sì, perché su questa palla persa di Ragusa c'è ovviamente il sovrannumero in contropiede per la Dinamo, transizione, lei gioca al pick and roll, capisce che c'è lo spazio per attaccare 3 contro 2, va fino in fondo, prende anche il fallo, e la Dinamo non poteva partire meglio in questa partita del 16-5. Ovvio che sono 35 minuti e 15 da giocare, nel basket non sono una vita, sono più secoli, però è una partenza che dimostra quanto loro avessero voglia di sterzare questo sprazzo di stagione. Probabilmente c'è anche quel tema emotivo che dicevi sulla reazione post Roma, che ha inevitabilmente creato del malcontento per la Dinamo, che aveva vinto sul campo quella partita, poi se l'è vista sfilata dal verdetto del giudice sportivo. Ragusa è chiamata a trovare delle armi, c'è campo per Jakubcova a questo punto con la canotta numero 9, rimessa in attacco per Pastrello. Eh sì, perché lui ha due punti da Cidom, uno da Juskaite, non ha Sprafico che è una giocatrice che è troppo importante, poi ha zero punti da Thomas ancora. Thomas che sbaglia un altro tiro, sbaglia due volte, non un granché fin qui il suo primo quarto. Carangelo ad affondare la transizione, qui c'è la spinta di Cidom che prova ad accompagnare
Carangelo verso l'uscita del campo, in realtà con quella sorta di ancata fa propendere gli arbitri per il fischio di fallo. Altro cambio, c'è spazio anche per Milazzo, un'altra ex San Martino. E ti segnalo il terzo fallo, come probabilmente ricordato in precedenza, di Miccoli, che non è una buonissima notizia per Lino Lardo, perché i tre falli di Ragusa in precedenza erano stati tutti dati a Miccoli e lui deve cominciare a fare anche le rotazioni. È entrata Milazzo, che io temo particolarmente, perché secondo me è una giocatrice molto molto buona. È ovvio che con Thomas, però nei momenti importanti Lardo la fa giocare sempre. Giocatrice siciliana tornata nella sua terra, attacca ora Ragusa, il pallone che arriva in angolo proprio per Milazzo, prova a schiacciare per terra, indirizzo di Jakubcova, arriva la deviazione col piede, dunque si resta lì, rimessa in attacco per la passa l'acqua Ragusa, che prova a venire a capo di questo inizio di partita davvero molto molto complicato, con soli 5 punti realizzati fin qui. Jakubcova, un altro errore, continua a litigare col canestro la squadra di Lino Lardo, in difficoltà come detto anche per l'assenza di Spreafico. Kaczmarczyk, finta di consegnato, Razza non può ricevere, Hollinshed, Carangelo si prende nel blocco di Hollinshed che poi si apre col pop, Carangelo arma la sua mano dall'angolo, Hollinshed la terza tripla della sua serata, a segno più 15, Dinamo che gioca con una enorme fluidità. Sì, però che brava Deborah Carangelo a fare finta, ritornare, crossover, batte l'uomo, batte l'avversaria, crea vantaggio e poi fiondata perfetta anche come ricezione nelle mani di Hollinshed, che può tirare con i piedi per terra dall'angolo. Poi lei è brava ovviamente a segnare, però Deborah azione assolutamente col cerchiolino rosso. Adesso entra Toffolo, vediamo con Cidom, perché avevamo detto di Kaczmarczyk che gli ha concesso 2 punti in 6 minuti e mezzo, tra l'altro non per colpa sua. E Ragusa che tira con 2 su 11 dal campo, fin qui sta facendo davvero molta fatica anche qualche volta a costruire dei vantaggi. Eccolo qui l'accoppiamento Cidom-Toffolo con un evidente vantaggio in termini fisici per la 22 di Ragusa, che però commette violazione di passi, altra palla persa, non riesce proprio a venirne a capo la squadra siciliana, fuori Thomas che non ha lasciato nessuna traccia fin qui, con 0 su 3 al tiro. Al suo posto c'è il ritorno di Juskaite. Primo situazione, cambiavano Toffolo e Jones perché hanno più o meno la stessa stazza fisica, poi cambia e ricambia, è ritornata la Toffolo su Cidom e l'ha costretta ai passi perché mancavano 3 secondi. Carangelo prende il centro dell'area, manda per aria il tiro, appoggia al tabellone, altro gran canestro per Deborah Carangelo, 22 a 5. Juskaite dall'altra parte, una sorta di Eurostep, sbaglia, segue a rimbalzo Cidom, di tocco realizza il terzo canestro dal campo per Ragusa in questo primo periodo davvero complesso. Ora Toffolo per la Dinamo, l'uscita di Razza, fischio lontano dalla palla, sì. A punire direi ancora la difesa. Sì sì, su Jones dovrebbe essere, a 2 tiri liberi Jones per il bonus speso da Ragusa. Quello che ovviamente Lardo non va bene sono i 22 punti presi, perché uno può partire così con le marce ridotte e far fatica a far canestro, ma è ovvio che se tu prendi 15 punti di svantaggio già a 2.43 dal primo quarto, poi giocare a Sassari diventa molto difficile, come tutte le squadre che poi vanno un po' fuori casa e poi devono trovare il ritmo per cercare di rimontare. La Dinamo, come hai detto tu, 21 giorni ferma, avrà sicuramente degli up and down durante la gara, però la concentrazione, l'approccio, la voglia di fare una grande partita oggi sono più forti di tutto questo, di tutte le cose che potevano essere, diciamo così, ammorbidire la gara, cosa che invece ha avuto Ragusa un po' come contraccolpo dalle Final Eight, probabilmente dallo stop, dalle Final Four, scusami. Partita che è ovviamente lunghissima, come abbiamo più volte sottolineato. Ragusa che si presenta al match come sesta forza della Serie 1 Techfind, con 4 punti in più rispetto al banco di Sardegna, 16 contro 12, un bilancio che parla di 8 vittorie e di 7 sconfitte. Rimessa dal fondo per la passa l'acqua, si apre per la possibile ricezione, Cidom finisce giù, c'è la spinta secondo gli arbitri da parte di Crudo, ed è ovviamente anche il suo primo fallo della partita, 5° di squadra per il banco. Aveva strappato la palla, chiede scusa, sembrava una palla pulita, ma l'arbitro era lì a mezzo metro, giusto dare fiducia all'arbitro. Tra l'altro in bonus anche la Dinamo, e quindi Cidom che può riavvicinare un pochettino Ragusa. È anche molto diverso vedere la Dinamo che abbiamo visto con San Martino, con Geas,
con quelle partite in cui aveva la lingua fuori, passami il termine Roby, aveva veramente un dispendio, si è presentata anche a meno di 48 ore dal viaggio europeo, in condizioni estreme tutte le volte. Oggi con una partenza, con la situazione fisica normale, è una squadra che veramente giocando così diventa molto competitiva. Pallone sotto per Jones, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è proprio il suo, dunque la rimessa sarà per Ragusa, che è arrivato a quota 9 punti realizzati, 2-20 da giocare in questo primo quarto, fin qui totalmente a tinte bianco-blu. Dal palleggio Milazzo, va a crescere ora Ragusa, eccezione in post per Cidom, ovviamente c'è ancora il vantaggio evidente contro Toffolo di cui vi abbiamo parlato, stavolta Toffolo non riesce a resistere in questa situazione di uno contro uno. Beh, giusto che vada Lardo assolutamente ad attaccare Toffolo spalle a canestro, in questo caso qua devi lavorare prima, se poi dopo riceve così profondo, poi Cidom è molto brava, lei si mette in moto, arriva a 8. Olinshid stavolta senza ritmo, lo manda sul secondo ferro, rimbalzo lungo per Milazzo e ci riprova Ragusa sotto di 13 dopo aver toccato anche il meno 15 in questo primo periodo. Milazzo prova a ribaltare dall'altra parte Yuskite e poi il tiro da tre punti, totalmente un airball in questo caso da parte di Yakubtsova, che non è entrata benissimo nella partita, mini momento di difficoltà della Dinamo, Ragusa prova ad approfittarne, però i punti sono 13. Adesso Restivo è andato già con le ampie rotazioni, facendo praticamente le tre giocatrici che possono entrare, le ha messe immediatamente, e quindi cerca di avvantaggiarsi anche dal punto di vista del dispendio fisico già nel primo quarto. Razza in punta da Toffolo, si apre e riceve Crudo, zona per Lardo dentro, cioè l'arma della zona ora per Lardo per provare ad arginare un po' l'attacco della Dinamo, che ha trovato subito grandi percentuali in questa partita. Toffolo con la bomba molto lunga, Razza il pallone ne passa in mezzo alle gambe, Crudo allo scadere nel cronometro senza successo, allora il pallone conservato da Ragusa ora con Milazzo, ha già chiamato il gioco offensivo da eseguire. Yuskite si va da Cidom, attacca ancora Toffolo che non riesce a restare con lei praticamente neanche per un palleggio, altri due a referto per Cidom che arriva in doppia cifra con 10 punti. Questo è un problema per coach Restivo, in cui deve decidere quando c'è Kasmarcik, ovviamente più difficile per Cidom, quando c'è Toffolo, non per demerito di Toffolo ma perché lei nasce 4, addirittura quasi 3, deve giocare, deve adattarsi da 5, però è un problema perché Cidom è veramente molto brava e c'è una differenza di taglia davvero importante. Togliani sbaglia, rimbalzo di Yakubtsova e ora può distendersi in transizione Ragusa, Pastrello lascia lì lo scarico, il tiro di Yuskite in allontanamento, una scelta un po' strana a quel punto per lei, Razza dall'altra parte, 8 secondi per lo scadere del primo quarto. Olinshid, dialogano le due giocatrici che saranno alle prossime Olimpiadi, non trova il fallo, non trova nemmeno la possibilità di andare al tiro, Razza va in fumo. L'ultimo possesso del primo quarto per la Dinamo, che mancando i 21 giorni di sosta, le due nazionali che sono sempre state via, e quindi adesso bisogna che Crudo, Toffolo, Togliani, ovviamente magari riuscendo a mettere in partita Razza per Restivo, dall'altra parte Lardo deve riuscire poi a rimettere Thomas, ad avere qualcosa anche da Thomas, perché senza Sprafico, gioco forza, Thomas deve essere una giocatrice importante di questa partita. Qui c'è Olinshid su Cidom, riesce ad anticipare la ricezione in post basso della giocata da fare evidentemente in questo momento in cui Cidom vuole tanto il pallone in attacco per Ragusa. Olinshid, Crudo, la sua partenza in palleggio, poi ancora Olinshid, guarda ancora il canestro da tre punti, stavolta sbaglia ma c'è la reattività di Razza a rimbalzo, tiene lì il pallone, gioca l'uno contro uno, spalla canestro contro Pastrello, ribalta a Crudo, attacca il close out, fuori ancora per Razza, sta per scadere il cronometro dei 24, 3 secondi, Razza fino in fondo di forza, con grande volontà riesce a realizzare il canestro che permette di doppiare Ragusa, dall'altra parte il tiro di Yakubtsova, ancora un errore, rimbalzo di Olinshid, già rimessa in moto Togliani, si spazia Crudo, vuole il pallone sotto, ancora Razza fa sportellate, tiro in reversa, a segno anche questo, che reazione anche per Razza, si era un po'
limitata forse nel primo quarto, la partita non era andata tanto nelle sue mani, invece ora bravo, sta andando a prendersela. Esatto, devi essere anche bravo quando la partita, magari non ci sono situazioni, quando la partita non viene da te, a riuscire ad avere la pazienza di poter entrare, di non forzare, di non incapunirsi. Pastrello è anche tra l'altro un buonissimo difensore, però lei nelle ultime due azioni ha fatto due numeri, perché nello stretto l'appoggio non facile, questo reverse molto difficile, perché Ragusa non aveva assolutamente difeso male, aveva tenuto soprattutto il suo post basso, che è l'arma in cui può metterla tante volte in ritmo dentro la partita. Altri due dunque per l'ex Fenerbahce. Pastrello sulla rimessa, la prima sporcata, si resta lì, si alza dalla panchina anche Kaczmarczyk, che è pronta a rientrare sul parquet. Milazzo, jumper dalla media distanza con parabola, errore Cidom, però con un prezioso rimbalzo offensivo. C'è la segnalazione di fallo qui, fallo che è stato sanzionato ai danni di Togliani, direi, sì, il primo della partita per Anna Togliani. Ed eccola qui Kaczmarczyk al posto di Toffolo, che ha ovviamente sofferto un tema che era ampiamente prevedibile, la fisicità vicino al canestro negli accoppiamenti con Cidom, ma non ha difettato, direi, di volontà, di spirito di sacrificio in questa sua prima apparizione in partita. Cidom sotto, un problema anche per Kaczmarczyk, che qui però la costringe a riaprire. Jakubcova da tre punti, a segno, stavolta la mano è molto educata dall'angolo, a segno per il 28-16. Zona ancora di Lardo, vediamo se match up, perché parte 3-3-2, poi vediamo se si accoppia oppure rimangono a zona. Sembra che rimangano a zona, non si accoppino, magari solo negli ultimi 8 secondi, però Crudo, gran palleggio a resto e tiro anche per una giocatrice che è partita dall'infortunio al ginocchio, si è rifatta a battipaglia in A2, protagonista, adesso deve fare un po' la gregaria e lei ha bisogno di entrare in partita con questi tipi di tiri. Fondamentale l'apporto anche in termini di produzione offensiva per la second unit della Dinamo, non solo il canestro di Crudo, ora appunto dalla second unit arriva anche questo fallo in attacco preso da Togliani, importante per la Dinamo, che resta comunque con l'inerzia in mano sul più 14, la possibilità di andare ad attaccare. Secondo fallo peraltro per Juskaite, ricordiamo che in panchina per Ragusa c'è Miccoli, che di falli ne ha già tre a carico dal primo quarto. La pericolosità di Cidom, scusami Roby, è quella che poi dopo, quando devi per forza fare una scelta e andare magari a raddoppiarla come in precedenza, poi dopo c'è l'extra pass, il tiro aperto per una sul perimetro. Dentro Crudo fino in fondo, con personalità, con cattiveria, con grande voglia di guadagnare magari ancora più spazio nelle rotazioni di Restivo. Secondo canestro per Crudo. Cidom vede molto bene il taglio di Jakubcova, stavolta iniziano a funzionare bene anche gli ingranaggi nell'attacco di Ragusa. Sì, perché Olinshit, se dobbiamo trovare ovviamente un difetto, non è sempre concentrata, attenta dal punto di vista difensivo, perde Jakubcova e prende il taglio con Olinshit, con Kaczmarczyk, che difende bene su Cidom. Razza fa uscire il pallone dal post Kaczmarczyk, Togliani attacca convinta, arma la mano di Crudo per il terzo canestro consecutivo, questo non va dentro, ma è il tiro da prendere, e la stessa Crudo propizia questo extra possesso. Buonissimo lavoro ancora per la numero 9 in post basso da Razza, pallone riaperto, Crudo deve prendere questo tiro, lo sbaglia ancora, ma rimane anche questa la scelta da prendere per l'attacco bianco-blu. Però che brava Crudo, perché si fa trovare pronta, va su tutti i palloni, difende, gli manca ancora un po' di fluidità nel tiro da tre punti, che non è ancora nelle corde, proprio soprattutto a livello mentale. Subito nella partita Crudo, quindi liberato il centro dell'area per l'uno contro uno di Cidom, davvero difficile da contenere, insomma ricordiamo che parliamo della seconda miglior realizzatrice del campionato, sale a quota 12 punti, primo canestro del secondo periodo peraltro per la giocatrice nativa di Oakland. C'è il fallo della difesa, doppio cambio in vista con il ritorno di Carangelo e anche quello di Jones. Buoni minuti anche da Togliani, che ha permesso a Carangelo di respirare. Esce per la prima volta Olinshit, che sta un po' patendo, adesso la stanno un po' puntando anche a livello difensivo, l'abbiamo visto in precedenza, è ovvio che lei in attacco ti può dare quello che ti ha dato nel primo quarto, poi a volte Restivo deve un po' tirare la coperta e cercare di avere magari un quintetto più difensivo con Kaczmarczyk e Crudo, adesso molto alto con Razza, addirittura con Jones da due. Qui Razza pasticcia contro la difesa di Cidom, vola dall'altra parte, si prende il fallo di Agnieszka Kaczmarczyk, andrà in lunetta con due tiri liberi dunque Odera Cidom.
193 centimetri, grande stazza per lei, cambio anche per Lardo. Intanto esce Jakubcova, che è entrata un po' timida nella partita, poi nel passare dei minuti è cresciuta, ha trovato anche un bel canestro dall'angolo. Dicevamo, Chidom, giocatrice anche il passaporto nigeriano oltre a quello statunitense, ha disputato con la Nigeria anche gli ultimi giochi olimpici a Tokyo, esperienza anche in Francia con Lino. Poi molto, molto tecnica, molto brava, con pulita, movimenti fatti molto bene. Adesso deve ritirare il tiro libero perché c'è stata invasione. È uno dei momenti chiave della partita, Robby. Adesso 6 minuti dalla fine, la Dinamo era riuscita ad arrivare anche a più 14, più 15, giocando ancora bene, avendo altre risorse da Crudo, abbiamo visto da Razza all'inizio del secondo quarto. Adesso Ragusa ritorna a meno 10 ed è il momento in cui si vede se Ragusa può rientrare o la Dinamo riesce a mantenere il vantaggio di questo primo quarto. E questa zona 3-2 allungata, se Carangelo non va a prendere il pallone e la porta Jones, diventa più difficile. Qui palla persa dalla Dinamo, ovviamente sta arrivando la reazione della passa all'acqua, sotto di 10, 32-22, Milazzo, chiama pollice basso, affrontata da Carangelo, sarà a prendersi il pallone Yuskaite, subito dalle parti di Thomas, altra violazione di passi per Thomas che ancora non riesce a lasciare un segno importante in questa partita, ora rigettata nella mischia dal suo coach, vedremo se riuscirà insomma a crescere prima della fine del primo tempo. Mancano 5 minuti e 43 secondi per la pausa lunga, più 10 palle in mano Dinamo con Razza, difesa di Yuskaite, pallone consegnato a Carangelo, prova a farlo uscire per Crudo ma si chiude la difesa, altra palla persa dalla Dinamo, Milazzo, altro jumper dalla media distanza, questo bevuto dal ferro, e allora fa capolino in singola cifra di svantaggio, stavolta Ragusa in piena rimonta. Erano 20-5, 22-7, 20-5, adesso Ragusa ritorna addirittura a meno 8 con l'inerzia a favore, questo è un fallo antisportivo perché Carangelo viene completamente trattenuta da dietro, questo è un fallo secondo me antisportivo, detto in maniera onesta, ovviamente neutrale. Trattenuta abbastanza evidente. Quella difesa che fa Lardo non solo per pressare ma per negare la ricezione a Carangelo, per non farle portare la palla, la marcano quasi faccia a faccia e tentano di metterla in difficoltà come nell'ultima azione dove quel passaggio orizzontale poi ha fruito una palla persa. Primo fallo di Milazzo, Carangelo non ne approfitta col primo tiro libero, non sono arrivate proteste dalla panchina di Ragusa in presa diretta, era sembrato abbastanza evidente questo antisportivo, non c'era chiara volontà di giocare il pallone. Non li ho mai visto fare uno 0 su 2 da quando commento, almeno a mia memoria, qualche tiro libero perso sì, ma mai 0 su 2. È un momento proprio fondamentale della partita, Robby, in questi 5 minuti del secondo quarto. Vediamo se ne approfitta quantomeno con questo possesso aggiuntivo la Dinamo, linea di fondo, Kaczmarczyk si prende un altro fallo che la manderà in lunetta con due tiri liberi, fallo commesso da Nikolic, se non ho visto male, in questo caso nuovo ingresso in campo per Ragusa, Matea Nikolic con la canotta numero 77, ex Stella Azzurra Roma nel campionato di Serie A 2, giocatrice molto molto giovane. Kaczmarczyk sbaglia, 0 su 3 a questo punto consecutivo per la Dinamo, che lascia sul tavolo dei punti che sarebbero stati preziosi per rispondere a questo tentativo di ritorno della passa l'acqua Ragusa. Altro tiro libero per la giocatrice polacca, questo va dentro e dunque 33-24 Milazzo, riparte Ragusa, si sposta a Thomas, va a bloccare per Chidom, poi c'è invece lei in punta verso destra, Thomas, palleggio, arresto e tiro sul secondo ferro, lotta a rimbalzo che premia Jones, possesso banco di Sardegna con Deborah Carangelo, subito per Jones, un'occhiata sotto per Crudo, contro Thomas, Kaczmarczyk fa circolare per Razza, attacca forte col primo passo aggressivo, si prende un altro buon fallo Ivana Razza. Ecco, quando affronta, adesso il fallo è dato a Chidom, però è stata battuta sul primo palleggio la giocatrice, adesso se non vado errato, da Yuskaite, che ha meno dinamicità di Razza, però Razza se fronteggia può tirare da tre punti o può attaccarti.
ovviamente Pastrello diversa come, come difensore rispetto a Euskaite, e quindi Razza con la mano sinistra parte e prende vantaggio. Razza segna il tiro libero e il secondo di Cidom, che è stata immediatamente richiamata in panchina da coach Lino Lardo. Torna sul più 10 il banco di Sardegna, ora più 11 in virtù del 2 su 2 di Ivana Razza. 35 a 24, seconda metà del secondo quarto. Jakubcova reclama il pallone, non può ricevere Milazzo, allora si affida a Euskaite. Jakubcova, end off per Milazzo, qui c'è il fallo di Kaczmarczyk. Questo è un fallo pesante per il discorso che facevamo prima, sia per Miccoli da una parte, ma anche per il terzo fallo di Kaczmarczyk, che nei momenti importanti, vedrai Roby, sarà quella che magari Restivo opporrà a Cidom, che adesso è fuori perché ha commesso due falli, ma 14 punti, ovviamente Lardo non la vuole rischiare per il secondo tempo, non vuole rischiare che faccia il terzo, però vedrai che questo fallo potrebbe essere comunque un oggetto chiave di questa partita se Ragusa ritornerà poi dopo nel match, perché proprio è importante per il fatto che Cidom dopo, magari sai, nel terzo quarto bisogna vedere se Restivo rischia di partire con lei o se la fa partire la panchina. Cidom parte sicuro nel terzo quarto e poi la palla va sempre sotto lì, quindi bisogna vedere. Proprio questo può essere un fallo molto importante per Ragusa. Torna ovviamente Olinshid Thomas per Milazzo e stavolta c'è il fallo in attacco commesso da Nikolic, un blocco irregolare, palla persa anche per Ragusa. In precedenza era arrivato anche il richiamo alla panchina per la Dinamo dopo le proteste, hanno seguito il fallo di Kaczmar. 18 prima della pausa lunga, ricezione per Sara Crudo, porta il pallone in attacco, la pressione di Milazzo forte, può ricevere Carangelo, marcato ad anticipo da Thomas. Olinshid ancora 3-2 per Lardo, che ha pagato comunque a tratti dei dividendi interessanti, non in questo caso perché arriva il canestro dall'angolo di una buonissima tiratrice come Jones. Sì, però ancora bravissima Razza, che anche in precedenza aveva costruito il tiro battendo la zona, attaccandola per poi fare l'extra pass e costruire un tiro che meglio di così con i piedi per terra di Jones non puoi costruire. Milazzo prova a rispondere, il tiro però si spegne sul primo ferro, bel rimbalzo offensivo, poi Ragusa in realtà butta via il pallone, non può ricevere Jakubcova. Carangelo, ancora Jones, si sente carica dalla stessa mattonella, quasi stavolta senza successo. Rimbalzo di Thomas, riparte Milazzo, ancora per Thomas, vede il taglio sotto di Nikolic e si divora il canestro, arriva in suo soccorso però praticamente a rimorchio Jakubcova, ne mette due di tocco per il 38 a 26. Adesso secondo me Restivo metterà Toffolo da 4 per Crudo, che ha giocato un grande sprazzo a cavallo dei due quarti, e si va ancora con Razza ad attaccare, che è bravissima veramente a mettere fuori la palla. Carangelo sbaglia, altra cosa molto positiva di Crudo con questo rimbalzo offensivo, Carangelo si protegge con l'ausilio del ferro, non trova successo nemmeno con questo tentativo, corre dall'altra parte in maniera molto rapida in contropiede Euskaite, che si prende un tiro un po' timido in questo caso, errore per la lituana, il pallone sotto scomodo per Razza, riesce però ad addomesticarlo, poi non arriva il fischio arbitrale che chiedeva, aveva quantomeno la rimessa e potrebbe non ottenere neanche questa, anche se forse arriverà la correzione, l'arbitro di spalle che ha visto meglio rispetto a quello di fondo campo, e dunque la rimessa sarà per la squadra sassarese, sempre avanti di 12, 2.36, fuori Crudo. Razza veramente giocatrice completa, che riesce a metterti il ritmo, riesce ad attaccare, a capire quando può attaccare lei e quando passare alle compagne. La Dinamo non ha capitalizzato, ha rischiato di prendere dei contropiedi dall'altra parte. Siamo sempre lì, è arrivata più 14 con l'inerzia a favore di Ragusa, l'ha un po' rigirata, adesso se vuole mettere le mani su questa partita gli ultimi 2 minuti e 36 li puoi finire a più 15 come li puoi finire a 7-8 e cambia tutto. Olinshid, Razza guarda subito il canestro, mette palla per terra, ancora Olinshid, circolazione sul perimetro, il tiro da tre punti sbagliato in questo caso da Jones, Tonnara rimbalzo, il tuffo di Toffolo, ancora Toffolo a contendere questo pallone con grandissima energia,
chiamata di palla contesa e la Dinamo ottiene il possesso col sacrificio di Toffolo. Questi sono due punti a Di Toffolo, perché la palla persa ormai si è buttata tre volte per recuperarla e buttare, riuscire a recuperare il possesso, la freccia la premia e la Dinamo ha un altro possesso con Jones, che ovviamente non gli par vero di poter giocare contro la zona, di poter prendere quello che è il suo miglior, la sua miglior qualità, quello che è il tiro da tre punti coi piedi per terra. Ha mancato gli ultimi due, però vedi come lei si sente tiratrice pura e cerca sempre di mettersi in ritmo. Meccanica bellissima, canestro dal punto di vista fisico l'urto. Lardo ha un po' mischiato le carte con la zona, ha un po' recuperato, però alla fine i 14 punti sono un gran bottino contro una squadra come Ragusa, che non ha avuto niente da Thomas, non ha avuto niente da Yuskaite, e quando hai due giocatrici così più fuori sprafico, insomma, non è facile, diventa dura anche per coach Lard inventarsi qualcosa. Dall'altra parte minuti di qualità per Crudo, per Toffolo e anche per Togliani, direi, anche se non è riuscito a lasciare magari granché il segno in attacco. Si riparte subito con questa tripla importante per Jakub Zova e poi allunga la difesa Ragusa, molto aggressiva sulla rimessa dal fondo, ma la Dinamo ne viene fuori senza grossi problemi con Carangelo. Partita male, ma è diventata giocatrice fondamentale proprio per il discorso che facevamo tre secondi fa sul fatto di non avere compagni in attacco in questo momento. Jakubzova è partita così così, poi invece adesso ha avuto uno sprazzo molto importante. Tra l'altro avranno anche due tiri liberi, perché il fallo a rimbalzo con il bonus costa caro il doppio, perché consente a Ragusa in un amen di passare da meno 14 al possibile meno 9. E allora si va a tirare dall'altra parte, lo farà Pastrello per Ragusa, giocatrice ex San Martino di Lupari. Anche lei nazionale, è sempre stata come quando era uscito a Crudo dalla giovane età, che stava per uscire prima quando è stata al Geas, che poi si è fatta male al ginocchio. Anche Pastrello a San Martino ha avuto molti occhi su di lei, la nazionale. Poi ovviamente queste cose vanno sempre confermate, non è facile a livello di Serie A. Adesso prova a ritagliarsi uno spazio importante a Ragusa, che è una squadra da prime 5 in classifica. Classe 2001, Pastrello. Esatto. 1:40 da giocare nel secondo quarto. Milazzo vuole il pallone sotto per Jakub Zova, il tiro in semigancio non irresistibile in questo caso. Allora è già ripartita Carangelo, spazia sul perimetro Jones, se la sente da tre punti. Maya Olenshed riprende a realizzare, sale a quota 12 punti, quarta tripla della sua serata e mantiene le distanze per la Dinamo sulla 43-29. Milazzo vede fuori Pastrello, metri di spazio per la bomba, risponde, restituisce Pamper Focaccia e dunque Ragusa si tiene in linea di galleggiamento in qualche modo sul meno 11. Sì, perché non c'era bisogno di quell'aiuto così accentuato di Jones, brava Pastrello a uscire, e dall'altra parte la polizza Olinshid è quella che fuori ritmo in qualsiasi momento, il suo talento crea quel tiro da tre punti frontale. Però Milazzo, vediamo con Ragusa che va sempre a rimbalzo offensivo. Pastrello attacca e recupero molto forte, stavolta sbaglia la conclusione con la mano sinistra. Carangelo accelera in transizione, reclama il pallone, razza, non viene vista dalla compagna. 30 secondi per la pausa lunga. Carangelo in mezzo alle gambe, c'è il blocco di Toffolo, poi anche quello di Olinshid, c'è l'accoppiamento con Nikolic che potrebbe essere vantaggioso. Il pallone arriva molto male, l'indirizzo di Olinshid con questo lob completamente fuori misura. Palla in mano dunque per Ragusa, si gioca con un solo cronometro questo finale di secondo quarto. Milazzo, un'occhiata proprio al tempo residuo, la affronta Razza, poi il cambio accennato, Nikolic sbaglia però qui sul roll. Razza con la preghiera, direi anche fuori tempo massimo, più 10 Dinamo alla pausa lunga 43-33. Un primo tempo che la Dinamo ha giocato molto bene, ma Ragusa, nonostante i problemi, nonostante le difficoltà, è ancora viva. Sassari sulla passana qua Ragusa nel derby delle isole dopo i primi 20 minuti di gioco sul 43-33, partita comunque aperta che la Dinamo ha condotto largamente all'inizio anche sul più 15, 20-5 subito per la squadra di Restivo. Poi Ragusa si è rimessa pian piano in partita, Cidom subito uno contro uno ad attaccare Kaczmarczyk che ha tre falli a carico e dunque più di tanto non può fare. Avevamo detto se Restivo avesse cominciato rischiando di iniziare il terzo quarto con Kaczmarczyk, però ovviamente non può difendere al 100% e Lardo giustamente va subito ad attaccarla con Cidom che è bravissima.
Jones ha trovato fiducia al tiro da tre, soprattutto nel finale di secondo quarto. Qui non riesce a metterla, l'ultimo tocco comunque di Milazzo, che ha dato solidità in regia Ragusa nel secondo periodo. Rimessa dal fondo per Carangelo, si è accesa Sprazzi in questa partita, riceve Hollinshed, quattro canestri da tre punti per lei. Razza gioca l'uno contro uno contro Juskaite. Jones, anzi Kaczmarczyk, attacca il recupero, va a tirare con la mano sinistra in maniera imprecisa, però Milazzo prende la linea di fondo, usa troppo le braccia Hollinshed e dunque c'è il fallo della giocatrice portoricana. È soltanto per lei il primo della serata. Non uscita benissimo la Dinamo dagli spogliatoi, almeno in questo momento, anche forse la tensione, comunque il temere che Ragusa, il rispetto che è verso Ragusa, il temere che possa rientrare, che comunque possa metterti in difficoltà. Ragusa sembra un po' partita meglio rispetto alla Dinamo. Pallone che arriva sotto per Cido, ma ancora ad attaccare Kaczmarczyk, che stavolta è costretto a riaprire fuori per Pastrello. Il tiro in corsa sbagliato, Jones tocca, Hollinshed non riesce a controllare. Dunque extra possesso per le siciliane. Jakubcova lascia totalmente sul posto Hollinshed, che potrebbe provare a essere un pochino più combattiva su quel primo scivolamento. Questa è la medaglia che ti gira, la fronte della medaglia di Hollinshed è questa, che poi dopo sbaglia il layup, ti fa quattro bombe, però allo stesso tempo devi concedere che lei non strappi quella palla e che poi prendi il canestro che fa ritornare Ragusa al minimo svantaggio da innumerevole tempo, perché era arrivata a 32-24, meno 8, ma non era mai forse arrivata a meno 6. Meno 6 no, massimo meno 8. E allora due possessi pieni di distanza tra le due formazioni, una gran bella notizia per Lino Lardo, che ha visto la sua squadra scivolare anche sul meno 15. Hollinshed dall'altra parte fa valere, come dicevamo, il suo talento offensivo, sale a quota 14, questo è il suo primo canestro da due punti. Senza problemi, ha sbagliato un tiro, ha fatto due, chiamiamole così, errori abbastanza gravi difensivamente, però la personalità per prendersi quel tiro con grandissima facilità, e non era un tiro semplice. Qui Carangelo rischia con l'anticipo, non ci arriva, ma poi non paga dazio, recupera lei stessa il rimbalzo lungo. Basket è bello perché in 20 secondi l'inerzia è capace di girare da una parte o dall'altra. Carangelo ancora col palleggio aperto, il blocco di Kaczmarczyk, Hollinshed poppa e prende la bomba, la manda sul ferro. E poi è già ripartita Pastrello per Ragusa. Cidom sempre accoppiata con Kaczmarczyk, gioca l'uno contro uno, collassa dentro Razza, pallone riaperto fuori Jakubcova, dagli angoli ha fatto male alla Dinamo nel secondo quarto, stavolta non riesce a ripetersi. Carangelo, dopo la prima sosta, Robby, analizziamo il raddoppio come è stato fatto di Razza. Tiro da tre punti frontali intanto per Carangelo, sarebbe stato importante per la Dinamo per ricacciare indietro l'assalto. Ragusa che si ripresenta lì, sempre Milazzo a condurre l'attacco. Cidom uno contro uno con Kaczmarczyk, ancora un errore, Cidom non sta riuscendo a sfruttare con continuità questa situazione di vantaggio contro la polacca, che è anche intelligente nella gestione. Step back e long two senza successo per Ashley Jones, si resta sulla 45-37 in a favore di chi difende. Scorre via abbastanza veloce fin qui il terzo quarto. Milazzo palleggia verso destra, lo scarico buono per Cidom, stavolta nessuno riesce a opporsi, due appoggiati alla tabella per Cidom, sale a quota 18. Potevano essere anche 2+1 in questo caso, perché c'era il tocco anche sulla sua ricezione che è molto brava. La Dinamo prima ha raddoppiato, ma non riesce a trovare situazioni pulite di tiro, vedi, estemporanea, da ferma in un momento difficile. Hollinshed ha il talento per fare quei tiri, ma non è il momento di farli adesso, perché la Dinamo ha bisogno di muovere la palla, di muovere la difesa di Ragusa, perché così Ragusa prende grande inerzia. Altra ricezione profonda stavolta per Jakubcova, non ne approfitta, ma in quel settore del campo sta soffrendo la Dinamo, che si rifà abbondantemente in transizione. La fuga solitaria di Vanna Razza per il canestro del più 8. 4 punti nei primi 5 minuti quasi del terzo quarto, ne aveva segnati quasi 17 mi sembra nel primo quarto. Ora Cidom attende Pastrello per il consegnato, va a bloccare, gioca due, rolla dentro, Pastrello però fa tutto da sola, fa molto molto bene, appoggia al tabellone la classe 2001. Bella partita di Pastrello, bella partita, perché tra l'altro
si è presa in precedenza cura di Razza in maniera importante. Adesso c'è Juskaite che è andata a marcare Razza per farle valere ancora più la fisicità, l'abbiamo detto in precedenza. Pastrello era andata su Jones, che è tiratrice mediale. Adesso rivediamo Miccoli che aveva fatto tre falli, però Jakubcova 12 punti è stata sicuramente un fattore nel recupero di Ragusa. Ricordiamo era sotto 20-5, 24-7. Dopo un'eternità torna Miccoli sul parquet per Ragusa, subito tre falli per lei nel primo quarto, non si è più vista sul parquet. Kaczmarczyk molto aggressiva col primo passo, canestrone di Agnieszka Kaczmarczyk che riesce ad attaccare molto bene anche fronte a canestro. In questo caso più 8 Dinamo, continua questo elastico, più 6 più 8 davanti sempre la squadra di Antonello Restivo. Ci riprova Ragusa, jumper dalla media con errore, rimbalzo proprio per Miccoli che poi deve lottare su questo pallone riaperto per Juskaite. 6 secondi per il tiro di Ragusa, ci prova Milazzo solo ferro e va Calangelo a prendersi con forza il rimbalzo difensivo. Sì, Jones ha rischiato, è uscita stampata su un blocco, ha lasciato poi il tiro a Pastrello perché non stava vedendo, aveva preso un colpo all'occhio. Poi bravissima Carangelo andare a rimbalzo difensivo perché Ragusa va sempre a rimbalzo offensivo. Hollinshed, Jones ci riprova da tre a segno, gran mano per Ashley Jones che ricaccia indietro l'assalto. Dunque time out in campo, sta Dinamo la affrontata, perso nell'ultimo minuto e mezzo con un due perse e aveva giocato una buonissima partita, ma sempre con il fardello dell'acqua alla gola dal punto di vista dell'energia, perché poi qua si dovrebbe aprire e trattare un tema in cui in altri campionati le partite delle squadre di Coppa vengono spostate, invece le partite in Italia e nel femminile soprattutto non vengono mai spostate. Nel maschile c'è maggiore sensibilità, magari in questo caso ne ha parlato Restivo proprio sì, dopo quella partita con Campobasso, insomma speriamo ci sia maggior tutela. Da magari avrebbero vinto lo stesso, merito assolutamente a San Martino, a Sesto San Giovanni. Poi tra l'altro non puoi neanche a volte spostarlo, chiedere lo spostamento perché magari hanno già prenotato voli, hanno già, sai, sono tutte cose economiche che alla fine in un bilancio di una società femminile sono importanti, però sta di fatto che tu rischi di giocare una partita con San Martino, addirittura erano atterrate la notte prima e giochi dopo e sei in Sardegna, tre voli andare, tre voli tornare, insomma è una roba per le ragazze improponibile. Esatto, hai detto bene, anche una squadra sarda che fa una Coppa europea, dunque i viaggi da quest'isola sono sempre molto molto difficoltosi. Jones intanto viene cancellata qui dalla stoppatona di Cidom Razza. Poi per Carangelo la pressione difensiva di Pastrello, 3 secondi per il tiro, prova a riaprire, non ci riesce. Thomas tocca ma era scaduto il cronometro dei 24, dunque si resta sul più 10 Dinamo, palla in mano a Ragusa. Ci avviciniamo alla volata finale del terzo quarto. Occhio Roby perché è andata in panchina Kaczmarczyk che ovviamente ha un minutaggio ridotto perché è sempre comunque un po' acciaccata, però l'ha rischiata con tre falli, ha mantenuto 10 punti di vantaggio, tutto sommato il face to face con Cidom è andato ancora bene. Adesso bisogna vedere con il quintetto un po' più small. Ancora non la partita di Thomas, per usare un eufemismo, poi Ragusa che non concede nulla perché dall'altra parte c'è la violazione di passi. E la Dinamo ha segnato 9 punti in 6 minuti e mezzo, sta battendo un po' in testa perché è Jones, è vero, si può mettere il ritmo, però se non muovi la palla e prendi un tiro tra virgolette come quello stoppato in precedenza poi diventa difficile. Adesso c'è Togliani per Carangelo che sui cambi, quando cambiano contro di lei, ovviamente deve avere un po' più la brillantezza per poter magari passare, riprendere la palla e attaccare. Adesso Ragusa nel momento in cui tenterà, secondo me, di poi giocarsi tutto nell'ultimo quarto, di arrivare a 4-5 punti. Thomas sotto da Cidom contro Hollinshed, va su decisa, ne mette altri due, ventello per Cidom. E vedi che vai subito lì, è uscita Kaczmarczyk, subito lì ad attaccare Hollinshed che ovviamente patisce tantissimo questo tipo di discorso, però io guarderei anche i falli perché magari spendere un fallo sulla ricezione può anche non essere una brutta idea. È in controllo Hollinshed da quel punto di vista, ne ha speso solo uno e due di squadra la Dinamo. E Hollinshed stavolta vuole giocarsi l'uno contro uno, tira in fadeaway con errore, tiro corto. Thomas attende lì Jones, ha già preso posizione Miccoli contro Toffolo. Lascia il consegnato nelle mani di Thomas, spara un altro tiro e ovviamente il talento ce l'ha, non lo ha perso. Questo lo mette, primo canestro della partita per Thomas. E questa è una grandezza per Lino Lama. È crudo,
che è stata fondamentale secondo me nel primo tempo, adesso ancora 3-2 allungata per zone press per Lardo, perché ha un fallo anche e quindi può andare proprio al limite, e poi mi aspetto che magari si metta in partita Razza, che invece fino a questo momento è stata veramente imbrigliata nel terzo quarto. Togliani, blocco di Toffolo, ancora Togliani fuori, Jones importante da tre punti, secondo ferro, fa il vuoto a rimbalzo Miccoli, porta il pallone in attacco la giocatrice ex Lemura Lucca, poi Thomas, si è appena sbloccata nel match, Pastrello, accoppiata con Razza, fuori ancora Thomas, rolla dentro Miccoli, pallone impreciso, l'ultima a toccare non è lei secondo l'interpretazione arbitrale, c'era stato il dubbio inizialmente, ma la rimessa sarà per Ragusa, 5 secondi tocco per il tiro. Tocco sicuro della giocatrice Ragusa, ma probabile tocco ulteriore della giocatrice della Dinamo. Allora palla per la squadra di Lino Lardo, si apre Miccoli, non riceve, ricezione invece per Yuskaite, 4 secondi, alza la parabola, mano destra, fa tutto benissimo, e attenzione, un solo possesso di differenza tra le due squadre, meno 3 Ragusa, 5-2, 4-9. Adesso si vede se la Dinamo ha la forza, la tenuta mentale per respingere l'assalto di Ragusa, comunque per rimanere avanti, perché Ragusa adesso sta, lo avevamo detto già dall'inizio del terzo quarto, sta dando veramente il massimo. Eccolo qua il post basso di Razza, ed eccola qua la giocatrice che nei momenti importanti va sempre ad aggrapparsi restivo. Questo è un gioco studiato, voluto, proprio in un momento in cui non c'era mai stato un post basso, tutti i tiri dal perimetro, molta facilità anche per Ragusa per poter poi andare dall'altra parte. Guarda chi entra adesso, proprio Crudo che avevi chiamato poco fa, va a sedersi Jones, libero supplementare in Duan per Ivana Razza, con cattiveria, un gesto di stizza per scaricare un po' di tensione dopo il canestro per lei, 10 punti, 3 rimbalzi, altrettanti assist, completa l'opera. Questo è il canestro più importante in questo momento per la Dinamo nel secondo tempo. 55-49. Yuskaite mantiene il palleggio aperto. Eccola qui l'energia di Crudo che va ad aggredirla. Thomas sul blocco di Cido, un'altra conclusione. Questa praticamente un mattone. Hollinshed già dall'altra parte, accoppiata con lei Miccoli. Togliani non guarda il canestro, tiene il palleggio aperto con la mano mancina, Hollinshed, circolazione sul perimetro, Crudo muove il perno, altra violazione di passi, anche questa direi abbastanza condivisibile, 44 secondi e mezzo. Sì, perché non hanno chiamato il gioco, sono andati un po' in transizione ribaltando il lato, però non c'era un'effettiva costruzione dell'azione offensiva. Crudo ha provato sul close out ad attaccare la linea di fondo, però giusta l'infrazione di passi. Thomas riparte per Ragusa, è stata sul meno 3 praticamente per la prima volta in questa partita, ci sono falli da spendere, il terzo di squadra questo, buon oltre fallo che speso, il secondo di Togliani. Buon fallo speso adesso da Anna Togliani, che deve, ha le capacità, il talento comunque per avere anche dei punti in attacco, per guardare il canestro, sta cercando unicamente in questo momento di giocare solo per organizzare la squadra. Thomas consegnato, Pastrello apre fuori, Miccoli attacca il recupero di Toffolo, si butta a sinistra con la mano destra, l'ultimo tocco è proprio di Toffolo, comunque si resta lì, 27 secondi da giocare nel terzo quarto, 6 punti dividono le due squadre, non è affidato a Thomas dal fondo, 7 secondi per il tiro, ci prova Miccoli di tabella, un canestro abbastanza fortunoso direi, ma al peso specifico notevolissimo, perché riporta Ragusa sul meno 3, 55-52, ha pescato il Jolly Miccoli, Razza, Hollinshed parte in palleggio, attacca il centro dell'area, Toffolo, Togliani fa saltare Cidom, deve tirare Toffolo, importante secondo ferro, poi il pallone va dentro, incredibile, due canestri. Vabbè, ho capito. Pazzeschi da una parte e dall'altra. Capito. Vediamo se la squadra di Restivo ha la solidità mentale per mantenere questo vantaggio, se avrà la meglio la voglia di Ragusa. Crudo da 3, tra l'altro Toffolo da 4, Hollinshed da 5, che dovrà marcare poi Cidom o Toffolo, vediamo chi sarà. Carangelo, Togliani, ancora finta di blocco di Toffolo che poi scappa dentro, Crudo dall'angolo, Hollinshed importante, praticamente un palo qui per la portoricana,
dall'altra parte scappa Thomas e subito a spendere il fallo per fermare la transizione sarà Crudo. Lardo voleva, ha indicato l'arbitro come se un arbitro avesse pensato per l'antisportivo e l'altro no, e dice diglielo che hai detto antisportivo, invece poteva anche a rigore, però è un fallo, diciamo così, per fermare la transizione, non era neanche una bestemmia fischiare l'antisportivo, però gli arbitri hanno deciso così. Juskaite qui fa valere il vantaggio fisico e non solo Cidom ma anche lei sballa a canestro, grande stazza per la lituana e siamo di nuovo sul meno 4 Ragusa, 5-8, 5-4. Carangelo passa dietro al blocco Thomas, linea di fondo come una scheggia Carangelo, poi va dalle parti di Crudo, Olicid, il taglio dentro Crudo cadendo all'indietro, importante assegno nei momenti chiave della partita, sta trovando giocate preziose. Sara Crudo bravissima a fare finta ad andare a tagliare backdoor e a prendersi questo tiro che non era assolutamente semplice. Guarda Olinshid che cerca di tenere Cidom, però è una battaglia che devi vincere prima, non dopo, quando arriva sotto il ferro dopo diventa molto dura. Adesso ovviamente spalla canestro Ragusa con Juskaite e con Cidom prova a fare il massimo, però Sara Crudo, se vince la Dinamo questa partita, ricordati che Sara Crudo su questa partita ha uno 0,5 di punti di coefficiente d'impatto. Io se vado in battaglia, ovviamente Razza e Carangelo sono le giocatrici, soprattutto Razza anche nelle vittorie della Dinamo quando aveva vinto a Sanga con Brescia fuori, a Roma, e tutte giocate decisive della coppia, anche Carangelo ma soprattutto di Razza. È ovvio che però se trovi dalla panchina delle risorse del genere diventa fondamentale. Crudo, ricordiamoci che era una giocatrice di prima fascia prima di rompersi il ginocchio, poi ripartita dalla 2, però ha le qualità per poter essere determinante, perché fa 3, fa 4, difende, ha la capacità di leggere il gioco e quindi adesso sta facendo rifiatare Razza, ma poi può rientrare Razza e lei spostarsi nel 4, quindi insomma adesso secondo me Antonello ovviamente deve tenerla in campo il più possibile in questo momento. 8 punti, credo la miglior prova stagionale in termini di realizzazione offensiva. Sbaglia il libero supplementare Crudo, si resta sul 62-56 per formazione che difende. Juskaite proprio contro Crudo, vede il taglio di Cidom, Olicid non riesce a seguirla ma poi si mangia il canestro Cidom. Carangelo accelera lungo la linea di fondo, tiene anche il contatto Togliani dall'angolo, poi ancora Carangelo, finta il tiro, va sotto da Crudo, può attaccare Thomas. Brava, fuori da Olinshid, in ritmo, piedi a posto, sbaglia ma era la scelta giusta, è la stessa Crudo sul rimbalzo offensivo. Gran ultimo quarto fin qui per la giocatrice ex Battipaglia, cercata ancora vicino a canestro, fischio fallo della difesa di Thomas in particolare. Bravissima, veramente grande presenza mentale, mentale d'impatto, prende la palla sui cambi, va dentro sfruttando la sua fisicità, vede il raddoppio dalla palla per un tiro aperto di Olinshid, segue rimbalzo offensivo, veramente impatto importantissimo di Crudo in questo momento. È ovvio che se vuoi vincere, di solito si dice non vinci mai se la tua miglior giocatrice è una giocatrice che parte dalla panchina, però insomma in questo caso la Dinamo dovrà trovare altre risorse, però in questo momento il break l'ha creato Sara Crudo in fiducia totale, anche al tiro senza esitare ha preso la conclusione uscendo dal blocco e l'ha realizzata Crudo. Cidom, vediamo la risposta di Ragusa, ricacciata indietro sul meno 8 dal meno 3. Quarto di Crudo. Con Restivo che attende il momento giusto per ributtare dentro Kaczmarczyk. 7-24, partita che è ancora lunghissima. Sì, esatto. Quella sarà un'altra delle chiavi, Roby, perché dal punto di vista difensivo Restivo bisogna vedere se finirà con da 4 Olinshid e da 5 Kaczmarczyk per avere una in attacco e l'altra difensivamente pronta su Cidom, oppure deciderà di rinunciare a una delle due e di avere o da una parte o dall'altra la coperta. Bisogna vedere dove vuole tirare lui. Di solito secondo me al punto di vista difensivo gli ultimi 5 minuti la polacca la metto dentro, però vediamo cosa deciderà Antonello. Olinshid
qui prova quarto di Miccoli a mettere palla per terra contro Miccoli, lunga un po' troppo le mani come Lardo negli ultimi minuti. La signora Milazzo, che non ha fatto una grandissima partita, però è troppo importante. Eccola qui Milazzo. Lardo seduto, lascia spazio ora al suo assistente, in realtà molto molto navigato, Massimo Romano. Carangelo qui, Olicid pasticcia, ma riesce a ottenere l'ultimo tocco di Miccoli. Non ha tutti i torti Miccoli, secondo me, in questo caso, Roby. Non so come hai visto tu in tempo reale live. Credo abbia rischiato tantissimo. Esatto, poi. Però secondo me era più di Ragusa che della Dinamo questa rimessa. 12 secondi per il tiro. Carangelo, si apre Togliani, spalle a canestro Olicid. Può attaccare Miccoli ancora una volta, è nel centro dell'area, gira sul perno, ancora un tiro in allontanamento, morbido ma sbagliato, rimbalzo difensivo per Miccoli. Thomas che può correre in transizione, capisce tutto Carangelo su un passaggio un po' pigro, vecchia volpe del parquet. Deborah Carangelo chiama subito testa, vediamo come si sviluppa questo gioco offensivo. Con Crudo e Togliani sugli angoli, il blocco di Toffolo. Olicid si apre, fa circolare per Crudo, attacca Miccoli, si arresta, torna fuori Carangelo, due secondi, si deve inventare qualcosa sul cambio. Juskite, il tiro è arrivato in ogni caso dopo lo scadere del cronometro, dunque nulla di fatto per la Dinamo, con Ragusa che è riuscita a tenere sui cambi difensivi. Hai visto, adesso rientra Razza, addirittura con Crudo da 2, con Razza da 3, con Ollish da 4 e Toffolo da 5 e Carangelo da playmaker. Poi vediamo se metterà anche Kaczmarczyk, però va addirittura con il quintettone con Crudo che giustamente marca Juskite. La Razza però deve marcare Thomas. Ci sarà cambio quasi su tutti i blocchi, Roby. Interessante questa situazione. Miccoli palla a canestro da Cido, ma ancora contro Olinshid che non riesce ad opporsi e non ha giocato neanche la carta del fallo in questo caso. Esatto, quello è il grave errore, perché tu devi giocarti la carta del fallo, perché con due falli di squadra loro sono bravissimi, perché cosa fanno? Se lei riceve profondo al centro non puoi andare a raddoppiare e quindi diventa molto più difficile andare a raddoppiare. In questo momento Olinshid fa fatica a far canestro, dall'altra parte viene attaccata sistematicamente. La Dinamo più 6-6 minuti dalla fine, ma adesso si gioca il match, Roby. 5-50 per l'esattezza. Thomas si propone, spalle a canestro, qui Juskite, poi la conclusione da fuori a segno da 3 punti, momento cruciale della partita. Ad accendersi anche Thomas, che era totalmente mancata la prima metà del match. Nuovo meno 3 Ragusa, 6-4-6-1. Carangelo, Crudo, quello subito fallo di Juskite. Quello che ti dicevo, Roby, in precedenza: se tu, la tua migliore giocatrice è una giocatrice tra virgolette non di contorno, con tutto rispetto per Crudo che ha giocato una grande partita, ma per vincere hai bisogno che poi dopo le tue protagoniste siano all'altezza in questi ultimi 5 minuti per poterla portare a casa. Carangelo, Olinshid spara ancora da 3 punti in e out, Toffolo con rimbalzone offensivo e poi però pasticcia la Dinamo, chance per Ragusa. Thomas, meno 3 palle in mano, Juskite in avvicinamento a canestro, appoggia al tabellone, il meno 1, Ragusa è lì ed ecco qui il momento anche di Agnieszka Kaczmarczyk che si rialza dalla panchina con Ragusa che fa la voce grossa vicino a canestro. Altro parziale per la squadra siciliana. Razza fa sentire ora anche il pubblico che percepisce il momento di difficoltà per il banco di Sardegna. Carangelo da 3 senza ritmo, errore, rimbalzo lungo per Milazzo, attenzione Ragusa che può rimettere, anzi mettere per la prima volta la testa avanti in questa partita, che anticipo di Toffolo e stavolta è uscita Toffolo con una mano probabilmente la palla di Ragusa. No, e in ogni caso anche la freccia avrebbe, in caso di palla contesa, premiato la squadra di Lino Lardo. Non solo Kaczmarczyk ma anche Jones in campo per questo finale, fuori Crudo e Toffolo.
momento delicatissimo della partita con Ragusa in piena rimonta. Lui va col quintetto suo di partenza base, è ovvio che viene spontaneo il cambio di crudo, però quando tu vuoi essere, avere delle certezze col tuo quintetto, con le tue cose sistemate come sono abitualmente, cerchi di giocare. Però Thomas, vedi che quando poi il gatto dorme quasi tutta la partita, non sveglia, il cane che dorme tutta la partita, poi dopo si sveglia, diventa un problema ulteriore, anche perché adesso l'inerzia è tutta in favore di Ragusa, che ha sorpassato Jones, non realizza, ma per sua fortuna c'è Katmarci che reattiva, rimbalzo, sparacchia qui malamente Carangelo, più una palla in mano, inerzia ora totalmente nelle mani di Ragusa. Milazzo ha chiamato il gioco offensivo da eseguire. Thomas si è accesa proprio sul più bello, uno schiaffo alla palla, non solo qui per Carangelo, c'è anche il fallo, tocco pure sul braccio di Euskaite che riceveva spalle a canestro. Sei 4-5-6 con il canestro cadendo indietro in fadeaway di crudo, 6-4-6-5, siamo 9-0 negli ultimi 3 minuti con 21 punti segnati dalla Dinamo solo nel secondo tempo. Milazzo fuori per Thomas, tiro da 3 punti, letale a segno Thomas, incredibile la sua partita, totalmente assente nel primo tempo, ma ora sta azzannando la Dinamo, più 4 per Ragusa e parziale di 12-0 per la squadra di Lino Lardo. Jones, Dinamo chiamata una reazione di nervi ora, ma Jones pasticcia andando a infilarsi dove non c'era spazio, stavolta sì, c'è la palla contesa e possesso per Ragusa. Insomma, Dinamo in completa confusione e difficoltà dal punto di vista mentale a reggere il sorpasso di Ragusa. Che ha trovato un'altra protagonista che era mancata nel primo tempo e non solo. Milazzo, Euskaite, Nicoli, si torna vicino a canestro da Cidom contro Kaczmarczyk, l'aiuto poi di Olishid, sbaglia Cidom, Kaczmarczyk non riesce a mantenere il pallone in campo, sarà rimessa ancora per Ragusa, 2.54 da giocare e problemi anche per Kaczmarczyk che è abbastanza dolorante. Volano i contatti da vicino a canestro, chiede maggiore attenzione agli arbitri. Kaczmarczyk avrà 7 secondi per il tiro. Ragusa almeno 15 al più 4 ora. Trovato miglior Thomas proprio sul più bello, quella pallone è regalato la stessa Kaczmarczyk, fallo di Thomas immediato per impedire la transizione. Vedi, da più 4 possesso con la Dinamo che non segna da 4 minuti a 2 tiri liberi per andare a meno 2 su una palla recuperata, su un fallo scellerato da parte di Ragusa, perché concedi la possibilità alla Dinamo di muovere punteggio. Aga non è una grandissima tiratrice di liberi, però adesso la Dinamo ha troppo bisogno di muovere quel 64 e di riprendere un po' di fiducia. Segna il primo Kaczmarczyk. Eh sì, perché tutto sta lì, Roby, mentalmente. Tu vai avanti 25-24-7, vai, stai avanti tutta la partita, respingi più volte l'assalto di Ragusa che poi dopo ti fa 9-0 nell'ultimo quarto quando sei più stanco, quando non giochi da 20 giorni eccetera eccetera eccetera, e quindi diventa molto più difficile. Adesso io marcherei Jones, è un lavoro fondamentale per non far tirare Thomas, e Kaczmarczyk su Cidom nel pick and roll. Nicoli invitata al tiro da 3 punti, sbaglia, si lotta, rimbalzo, tap out e poi Razza ci arriva ma solo per un istante. Euskaite va fino in fondo senza paura nel cuore dell'area, prendendo anche il contatto. Fa parte anche dei flipper di quello che ti succede. Olishid fatica a tenere questo pallone, lo conserva. Olishid a cercare soluzioni, cerca un pallone per Razza che però non aveva assolutamente posizione per ricevere. Thomas del taglio di Miccoli, solitaria fino in fondo, massimo vantaggio per Ragusa a questo punto sulla più 6, timeout per coach Antonello Restivo. È chiaro che dal punto di vista mentale andare sotto per la prima volta a 3 minuti dalla fine può essere davvero letale, ma non gliel'ha regalato la Dinamo, se l'è preso anche Ragusa.
anche perché una squadra magari più fragile va sotto di 25 e poi la partita finisce nel primo tempo. Invece Ragusa è rimasta lì, ha avuto la forza per rimetterla in piedi. Ultimi due minuti, Carangelo, Hollinshed, uscita e la ricezione di Jones. Vediamo qual è l'opzione scelta, va in penetrazione verso destra, lascia sul posto Thomas, però non è fortunata al momento della conclusione. Ragusa con più 6 e palla in mano. Milazzo col palleggio aperto, 20-8 complessivo di parziale fin qui nell'ultimo quarto per il quintetto di Lino Lardo. Miccoli esplora il centro dell'area, la segue Hollinshed, tiro qui non convintissimo. Adesso la Dinamo deve accelerare assolutamente perché manca 90 secondi, se ha due possessi pieni. C'è il fallo speso da Milazzo, che ovviamente questo è un mini regalo, perché non ti, è vero che non tiri da tre punti o non riesci magari ad andare un possesso, però è anche vero che passano 10 secondi e Carangelo viene richiamata per flopping in precedenza con rischio di tecnico al prossimo, e invece ha due tiri liberi importantissimo. E poi vediamo se la Dinamo, che ha ancora un fallo da spendere, prova ad andare magari a pressare un pochettino di più. Segna il primo Carangelo, 6-6, 7-2. Dentro anche il secondo, importante, sono 7 punti ora per lei. Ragusa che si affida a Thomas, riceve sul perimetro Yuskaite. Dall'altra parte l'uscita della stessa Thomas, ringhia sulle sue tracce Jones, gran palla nella tasca per Chidom, due appoggiati al tabellone. Funziona molto bene qui l'asse play pivot per Ragusa. Ultimo minuto che inizia e le siciliane sono ancora avanti con due possessi pieni di vantaggio. Hollinshed da tre punti, frontale come inizio partita, ma stavolta l'esito non è fortunato. Milazzo, una partita che scivola. Questo errore pericolosissimo di Ragusa, che ha lasciato in teoria una delle migliori tiratrici da tre punti, anche se oggi è 5-17, poi alla fine prendersi quel tipo di tiro. Terzo fallo di Carangelo, quarto di squadra. Dunque rimessa 99% andata per la Dinamo, un peccato perché Ragusa l'ha meritata, l'ha girata, l'ha ribaltata, ha concesso solo 25 punti in secondo tempo, però la Dinamo, per come aveva giocato fino al 64-56, è davvero un peccato perché ha dimostrato di avere grande competitività. Si propone Thomas, non riceve, problemi sulla rimessa per Yuskaite, alla fine trova Chidom che però pasticcia. Carangelo ha bisogno di un tiro rapidissimo, arriva solo ora Kaczmarczyk fuori, Jones per provare a riaprirla, segno per il meno 3. Attenzione alla Dinamo, subito il timeout chiesto da Lino Lardo, 29 secondi e un decimo. Sbagliata rimessa, è ancora durissima, però va a spizzarla. Buon tentativo di Jones, ovviamente si va da Thomas per la palla perché il fallo del Solici dovrebbe andare a raddoppiarla. Jones cercare di non farla ricevere perché una delle, ovviamente tira, i liberi Lardo vuole mandarli o a Milazzo, lei comunque è la tiratrice. Su Yuskaite farei fallo. E invece non lo fa la Dinamo, palla per Milazzo. Scorre il cronometro, 15 per il tiro, 19 per la partita. Milazzo ripassa sul blocco, la insegue Kaczmarczyk, la attira in una trappola, rischia di cascarsi Milazzo che poi mantiene la lucidità a far rimbalzare il pallone sulle caviglie dell'avversaria. 6 secondi per il tiro, 11 per chiudere la partita. Non sono d'accordo con questa scelta, Robby. Avresti fatto fallo. Sì, perché sono troppo poco lo scarto, anche se tu recuperi la palla devi andare con 4-5 secondi per tirare dall'altra parte per pareggiare. Io 27 secondi faccio fallo e cerco di allungare i possessi. Miccoli subito per Chidom, difende ancora la Dinamo e alla fine Hollinshed forse esagera anche un po' nel tentativo di fare fallo rischiando qualcosina. Adesso con 7 secondi se fa un tiro libero è perso. 7.7, Chidom in lunetta, prestazione notevole per lei, 26 punti, 11 su 16 dal campo, ha tirato i liberi con 4 su 4, fin qui segna il primo, siamo a 5 su 5, 27. È vero che Antonello ha un time out, però anche è vero che 7 secondi sono troppo pochi per fare canestro, rifare fallo e ritornare dall'altra parte. Due possessi,
nuovamente di differenza, e ora veramente durissima se non definitivamente impossibile. Mettono a posto magari quel secondo e mezzo in cui parte il cronometro, magari di rischi di rifarlo, di riallungarla. Invece qui, proprio ora che rimetti la palla, parte il cronometro, devi tirare da tre, non sono così precisi, ma non per volontà loro, proprio per tempi, proprio tempi di reazione umana. Kaczmarczyk si butta dentro, sbaglia, e allora a questo punto scorrono i titoli di coda sulla partita. La passa la Quaragusa, vince in casa della Dinamo Banco di Sardegna 7-6, 7-1 il punteggio finale. Rimonta veemente nell'ultimo quarto e nel finale in generale per le siciliane, 24-13 di parziale negli ultimi 10 minuti, con Cidon probabilmente MVP con 28 personali, ma i punti pesanti e forse decisivi per la rimonta di Ragusa li ha segnati Thomas, che esatto, era stata assente ingiustificata nel primo tempo. Esatto, hai detto benissimo Roby, bellissima Dinamo per 35 minuti, è arrivata col fiato lungo anche per merito di Ragusa, che solidissima ha costruito la sua rimonta, è stata lì e poi nel momento che doveva zannare la partita ha fatto valere la sua forza, la sua qualità, Thomas e soprattutto Cidom, che è stato un rebus irrisolto, purtroppo all'inside determinante in negativo sui due lati del campo, perché partita con 3 su 3 da 3, poi finita con 5-18 e dall'altra parte fatica a livello difensivo, dove l'hanno più volte messo in difficoltà, ma questo fa parte anche del gioco. Durante la settimana santa l'isola si avvolge di mistero nella tradizione dei riti tramandati di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna.